Salve, io sono Pio e bentornati su Call of Duty Modern Warfare 3. Signori, come vedete sono già all'interno della sezione multigiocatore perché oggi andiamo a fare... Oddio, mi sono appena accorto che lì ci sono i tasti della tastiera, ma io c'ho il controller. Ah, ok, sono cambiati, niente, è magico Call of Duty, ok, va bene. Comunque, stavo dicendo, oggi andiamo a fare questa modalità che si chiama Vortex, che è una modalità un po' particolare. Da quel che ho capito, io ci ho fatto solo due partite, ma da quel che ho capito ci sono solo due mappe, che sono Rust e poi un'altra di cui non ricordo il nome perché è una mappa che mi sta sul cazzo, però è tipo quella là dove c'è la cava di marmo. Comunque ci sono queste due mappe, però fatte tipo in versione infetta, in versione zombie, non so come definirle, però in versione brutte, ecco, un po' stile horror. E di tutte le mappe, tutte le cose belle che ci sono, come vedete già anche da questa schermata, ce n'è una in particolare, che è la Regan. Infatti noi qui possiamo utilizzare un po' l'arma che ci pare. Io, metto il cecchino completamente a cazzo, poi non è che sono bravo ad usarlo. Però come vedete dalla minimappa lì in alto a sinistra, c'è una Regan gialla sulla minimappa, perché se noi andiamo a trovare il tizio che è evidenziato da quella Regan gialla, semplicemente è un tizio che c'ha la Regan all'interno del multiplayer e non è zombie. Come vedete adesso sta qui dentro. E se io lo ammazzo, se ce la faccio ad ammazzarlo, mi dà la Regan. Quindi io posso utilizzare la Regan, mannaggia la puttana, per uccidere gli altri. Certo, devo riuscire ad ucciderli. Io vi dico che in due partite che ho fatto, comunque, non sono riuscito ad ammazzare nessuno con la Regan. L'ho presa in tutte e due le partite, però non sono riuscito ad ammazzare nessuno. Dove cazzo è andato? Comunque, adesso in questa partita cercheremo di prendere la cazzo di Regan, anche se comunque la partita è già inoltrata, calcolate se arriva a 25 punti, c'è già quello che sta a 15, ma vabbè. E cercheremo di fare una kill, perché sono comunque abbastanza sicuro che ci darà un obiettivo se ammazzo qualcuno con la Regan, il problema è riuscire a farlo. Comunque qui ci sono tizi, io direi che questo lo vado ad ammazzare. Come? Oddio, mi ha distrutto quello con la Regan, beh, giustamente. Io poi ho preso il cecchino, ma non lo sto nemmeno usando. Se non fosse che lì ho visto qualcuno che sta saltellando, che è appena sparito. E ce ne andiamo un po' in giro a vedere se riusciamo a trovare. Mannaggia la puttana, quello con la Regan, Cristo! Vabbè, vaffanculo, leviamo il cecchino, che tanto non me ne faccio un cazzo. Mettiamo qualche armetta un po' più utilizzabile, tipo l'MCV, che non so quanto sia utilizzabile, visto che da vicino è un po' lentino. Però, oddio, c'era quello con la Regan lì sopra? O no? No, ho visto male. Probabilmente ho visto male. Ma questo... Ma guarda quanto c'è la mamma puttana! Quella Sentix, figlio di troia! Mannaggia la puttana della miseria! Sì, ok, va bene, il bros era messo lì dietro, certamente. Guarda, mi ammazzavi sicuro così, certo, mi ha ammazzato poi l'altro, però lui non mi avrebbe mai poi mai ammazzato. Era abbastanza scontato che si fosse nascosto lì dietro. Fra l'altro, la riga si trova dall'altra parte, quindi io perché cazzo sto andando dall'altro lato, dal lato opposto? L'ho visto, raga, cioè sono sicuro di averlo visto. Infatti, mannaggia la miseria! Cristo! Io poi non c'ho nemmeno la manualità per giocare, che sto giocando dopo tipo... Oddio, ma quello sta ancora lì sopra. Stavo dicendo, sto giocando dopo tipo... una settimana quasi che non ci gioco. Ci ho fatto un paio di partite a sta modalità e basta. Ma comunque anche quelle due partite che ho fatto sono andate una merda. Perché alla fine, essendo stato male, sto ancora abbastanza male, non ho nemmeno giocato per registrare. Ma in generale non ho nemmeno giocato perché mi scoppiava la testa. Quindi praticamente... Oddio, ma potete stare così sulle porte, fermi, Cristo. Ah, che palle quando giocano così. Oddio, ma l'ho smirato tantissimo. Ma perché cazzo ho saltato? Ma mi potevo stare fermo? L'avrei ucciso sicuro. Vabbè, vaffanculo, non importa. Dicevo, comunque non ho giocato perché mi scoppiava la testa. Quindi sinceramente di giocare non ne avevo nemmeno voglia. Non ce la facevo nemmeno. Ho fatto, ripeto, giusto un paio di partite a sta modalità, ma solo per curiosità. Ma perché cazzo si sale fino a qua sopra se poi lì non ci posso andare? Ma scusa, ma che senso ha? Mannaggia la puttana, le cose fatte a cazzo. Vabbè, vediamo se riusciamo a ritornare da quello con la Regan. Che... Oddio, vabbè, che cazzo? Ma stanno tutti là dentro. È già il secondo che trovo là, ma non se ne può più. Ma datemi la regolata. Mannaggia la puttana. E che cazzo? E dai. Ma poi continua a sporare qua. Ah, ok, cazzo, è cambiato lo spawn. Alleluia. Qua si può entrare, no, ovviamente. Devo fare per forza il giro. 30 secondi, vaffanculo. Ho fatto 7 kill, 42 morti. Probabilmente. Io vorrei trovare quello con la Regan, ma tanto ormai è finita la partita, vaffanculo. Andiamo a vedere se troviamo qualcun altro. Ma tanto adesso ci ammazzeranno. Ci faranno pure la killcam, secondo me. Vabbè, mi ha disintegrato quello con la Regan. Alla fine l'abbiamo trovato di nuovo. Il problema è che è difficile ammazzarlo, perché... Se lui ti vede, sei un po' tanto fottuto. Oh, al tizio mancano comunque due kill. Una kill, adesso la farà su di me, guardate. All'ultimo secondo. Oh, invece no. Vabbè, sconfitta. Mi sembra abbastanza giusto. Da notare che quello c'ha il tag out. Probabilmente è autistico il bro. Comunque, dai, modalità alla fine carina. Il problema è riuscire a fare una cazzo di kill con quella Regan, che è difficile da utilizzare. Cioè, io non la so utilizzare. Tutte le volte che la prendo non riesco. 8-14, che partita di merda, perfetto. Comunque, signori, adesso ci rivediamo nella prossima partita. Perché, ripeto, ho l'obiettivo di prendere
prendere la Regan almeno una volta e fare almeno una kill. E non finiamo il video finché non faccio una cazzo di kill con la Regan. Quindi ci vediamo nella prossima partita. Ok signori, siamo su Tetanus, che poi in realtà non sarebbe altro che Rust, però rifatto in modalità brutta. Oddio, ma qui c'ho come secondario il Karambit. Ma perché? Ah, il Karambit dorato, fra l'altro. Per chi non ha visto l'episodio in cui l'ho fatto dorato, sappiate che adesso c'ho il Karambit dorato. Perché sì, la prima arma oro, giustamente il coltellino. Comunque signori, Tetanus poi non sarebbe nient'altro che Rust, però in versione del porco cane. Dicevo, in versione brutta, che poi vabbè, non è che sia brutta, però porca miseria, non riesco ad ammazzare. Ah, ok, quello è stato ammazzato. Vediamo se riusciamo ad ammazzare quello. Tanto abbiamo 100 colpi, qualcuno. Ma è respawnato qua il fra. Ma porca puttana. Ma davvero, mi è respawnato dietro. No, vabbè, ma non ci credo. Senti, ce n'è un altro qua. Ma porca puttana, ma cioè, tutti là stanno spawnando, Porca troia, non si capisce un cazzo. Ce n'è un altro. Vabbè, tutti là stanno. Non riesco neanche a finire di parlare perché stanno tutti qui. Porca miseria, guarda. Ma che è sto spawn? Guarda davanti e dietro. C'è tutti fermi lì. Mannaggia la miseria, mannaggia la puttana. Non sto neanche arrivando a vedere dove sta quello con la rega, che porca puttana è introvabile, perché non riesco a muovermi. Cioè, spawno tra due nemici. E peggio di shipment, mannaggia la miseria. Comunque signori, vi stavo dicendo, Tetanus non è nient'altro che alla fine Rust, però fatta in versione un po' diversa, con la mappa di prima, che si chiamava Satan's Quarry, che poi alla fine mi sono ricordato che si chiama Quarry la mappa, però era in versione satanica, quindi Satan's Quarry. Ovviamente c'hanno molta fantasia i creatori di Call of Duty per dare questi nomi incredibili. Fra l'altro Tetanus, che è palese che si chiami così perché Rust è tipo tutto arrugginito, quindi ti viene il tetano solo a vederla sta mappa. Però vabbè, io vorrei trovare quello con la riga che si trova da questa parte. Mannaggia la miseria, vi fate i grandissimi cazzi vostri, porca di quella puttana. E sono spawnato di nuovo dietro a un tizio. Qua c'è un altro. Adesso qua c'è un altro, perfetto. Ce ne sarà un altro anche qui dietro. Mannaggia la puttana, vabbè, vaffanculo. Guarda, gli è spawnato quello dietro. Mannaggia la puttana. Grande, perfetto. Mi ha ammazzato come? Non lo so, è svenuto. Che cazzo? Non ho capito, è morto perché ha sbattuto la testa contro il muro, chiaramente. Comunque dicevo, oddio, mannaggia la puttana, due addirittura. Ma vaffanculo, le ho viste, pensavo che scivolando non mi ammazzassero. Mannaggia la miseria. Ma tu? Oh, raga, mi ha ammazzato. È quello autistico, fra l'altro. Ci dobbiamo dare da fare per andare a trovare quello con la cazzo di Regan, che non sto capendo dove si trova, ce n'è uno qua dietro. Basta con sto spawn. Poi ce ne sarà uno qua. Ma me ne spawno uno qua. Guarda come te lo sto dicendo. Guarda come te lo sto dicendo che me ne spawno uno qua mentre salgo. Mannaggia la puttana. Che fai? Muori? Minchia, 3 anni. Fai una cosa, dammi l'arma, un cazzo. Va bene. Allora, andiamo a vedere se troviamo quello con la Regan. Ma non era questo con la Regan? Regà? Ma era quello con la Regan. Dove cazzo è la Regan? Scusate. No, non ho capito. Dove cazzo era la Regan? Era sulla mappa, era lui che doveva avere teoricamente la Regan. Mannaggia la puttana. Che cazzo, basta, cos'è? Sporano tutti davanti, non si capisce una minchia. Per favore, muori. Raga, dov'è? Ma che cazzo? Raga, ma era lui che doveva avere la Regan, scusa, non ho capito. Ma vabbè, questo è respawnato pure qua davanti. Raga, ma comunque ce la doveva avere lui la Regan, non l'ho capito sta cosa. Vittoria, ma ho fatto 25 kill. Ma come ci sono arrivato? Ma io ho ucciso 2 volte quello che teoricamente doveva avere la Regan. Che fine ha fatto la Regan? Raga, non ho avuto una cazzo di volta la Regan. Io non me ne sono nemmeno accorto di essere arrivato a 25 kill perché ci sono arrivato come niente. Ma la Regan dov'è? Mannaggia la puttana. Volevo fare una cazzo di kill con la Regan. 25-20, che partita del cazzo. Vabbè, perlomeno ho vinto un tutti contro tutti del cazzo. Che poi fra l'altro comunque devo dire che Tetanus, cioè Rust fatta così, è carina, tutti con i leddini, i neon. Comunque vabbè, ci facciamo un'altra partita perché che cazzo? Non l'ho trovata la Regan, non c'era. L'ho ucciso 2 volte quello che dalla minimappa avrebbe dovuto avere la Regan, ma non mi ha dato niente. Ma non era neanche evidenziato di rosso il tizio, perché di solito sono evidenziati di rosso quando non è la Regan. E beh, comunque, sti cazzi, non voto la mappa, lascio decidere ai tizi e poi ci rivediamo in partita. Che fra l'altro i tizi sono tutti a livello 1, probabilmente si è buggato. C'è uno a 128, 2 a 250, perfetto. Ma guarda, sta partita andrà benissimo. Vabbè, comunque ci rivediamo poi in partita. Ok signori, siamo di nuovo su Tetanus, quindi a quanto pare direi che ci rimettiamo il USP, visto che per adesso è andata bene. Essendo un tutti contro tutti come le due partite precedenti, io adesso vorrei sapere pure dove si trovano i nemici. Non ho il puntatore, ho solo il puntino del laser. Perché non c'è il mio puntatore? Che fine fa? Ah, ok, si è ripreso il puntatore, va bene.
ce la faccio? No, niente, perché lui quando scivola deve girare quella cazzo di arma, perché è stupido. Allora, andiamo a vedere se riusciamo a trovare la rega stavolta, porca di quella puttana maledetta. Sentite, no, non mi rompete, coglioni! Non mi rompete il cazzo, voglio quella merda di rega. Fatevi i cazzi vostri, Cristo Dio, guarda! Però sto giro sappiamo che c'è almeno, vaffanculo. Ti prego, oh cazzo, ne ho ucciso uno finalmente con sta merda di Regan. Oh cazzo, e basta. Beh, vabbè, abbiamo fatto 2 kill con la Regan, sono soddisfatto. Direi che adesso possiamo benissimo vincere la partita come abbiamo fatto prima. Che sarà abbastanza impossibile perché comunque i tizi sono belli forti. E c'è anche quello che sta camperando lì fermo. Probabilmente quello è uno di quelli che sta a livello 250, perché tanto giocano tutti così. Mannaggia la puttana. Ma tu con la Regan di merda, ma perché non te la infili nel culo? Vabbè, grande spawn. Fra l'altro grande muretto che mi fa da blocker. Ma madonna, lo spawn fantastico fra quei due che si stanno sparando. Senti, la finiamo. La finiamo con sto spawn del cazzo. Basta! Non ne posso più! Non posso spawnare già morto, Cristo! Guarda, porca puttana, risponde il cazzo. Mannaggia la miseria. Io che giro, vorrei fare delle cazzo di partite normali, Cristo. Ma è tipo impossibile. Perché non si può giocare? Dove cazzo vai, vai? Guarda che sponi già morto, lasci già morto. Quello sta camperando nell'angolino, messo proprio così, malissimo. Ma Cristo, ma l'ho shottato quello con la rega. Mi ha shottato anche lui però, effettivamente, perché ero un one shot. Ma smetti di stare là in quell'angolino del cazzo! Che porco Dio, se stai steso pure malissimo, tipo tutto buggato, glitchato, guarda! No, vabbè, raga, questo sponato morto, praticamente, perché c'è il figlio di puttana là nell'angolino, Cristo, finalmente l'ho ammazzato! Però, raga, non se ne può più! Ma diamoci una cazzo di regolata! Raga, ma è possibile giocare così! Ma curatevi! Raga, ma è grave! Ma è normale che quello sta a 17, Cristo! Guardate come giocano! Cristo santo! C'è quello con la Regan dietro! Ma vaffanculo! Tizio di merda con la Regan, infilatela nel culo e sparati! Potresti uscire di qua, grazie. Niente, non l'ho preso. Che fra l'altro avere una Regan è più un svantaggio che un vantaggio. Gli ho fatto hitmarker con la Regan? Ma stiamo scherzando, spero! Cioè, fare hitmarker con la Regan pensavo shottasse! Cioè, sono sponato comunque sulla bomba, porca di quella puttana della miseria bastarda infame! Guardalo! Guardalo quello lì dietro! Guardalo! Cristo, muori, ammazzati, bastardo di merda, ma vaffanculo. Cristo santo, che casino, non si capisce un cazzo. Ma questo è spawnato qua davanti. Madonna, che schifo gli spawn. Porca di quella puttana, muori. Regà, regà, ma che cazzo è? Ero convinto non ci fosse nessuno, perché non prendevo nessuno quando sparavo. Sconfitta, ma grazie al cazzo. Avrà vinto quello che stava camperando come le merde, steso, che stava lì a fare spawn kill, Cristo. E infatti, mannaggia la puttana, poi stava camperando con la Regan. Vabbè, raga, vaffanculo. 2 kill con la Regan l'abbiamo fatta, la partita di prima l'abbiamo vinta. 19-21, che merda, ma vabbè, sti cazzi, non importa. Adesso sono tutti a livello 55 comunque. Fatto male con questo Call of Duty per quanto riguarda quello che mostra, i dati che mostra. Vabbè, non importa, comunque, tralasciando ciò, direi che esco dalla lobby perché non voglio fare un'altra partita. Per l'episodio di oggi, ripeto, è tutto, visto che comunque 2 kill con le Regan l'abbiamo fatte. Abbiamo vinto una partita su Titanus, quindi comunque una partita nella modalità l'abbiamo vinta. Ero convinto mi avrebbe dato un obiettivo per aver ucciso qualcuno con la Regan, ma quanto pare no. Per il resto, signori, comunque direi che basta così. Perciò, se il video vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete dislike, ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto in modo tale che possa migliorarmi. Se vi sono simpatico iscrivetevi e magari attivate la campanella, che a me come al solito non dispiace mai. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Arrivo fino a Milano, in giro scrivo, rimo, non sparo. Questa roba non è UK, ma non è nemmeno Chicago. Dico e vivo quel che ho passato, me la giro perché son bravo. Una domanda di dove sei, where you from, bro, da Tuturano.